Emilio De Rango, presidente del Polo Digitale, una presenza importante in questo congresso. Che finalità e come mai, cioè il significato della sua presenza in questo Ma momento? diciamo che il Polo Digitale Calabria diciamo, è a contatto un po' con tutte le realtà del territorio. In questo caso a maggior ragione perché la dottoressa Emilia Mezzatesta è anche coordinatrice diciamo, regionale del Polo Digitale Calabria, appunto per la diffusione della cultura digitale all'interno di tutti i settori. Beh, lei occupa quello delle scuole primarie, dell'infanzia, che brillantemente sempre diciamo, cerca di portare avanti con serietà e grande competenza. Il Polo Digitale Calabria quindi abbraccia queste, diciamo, queste nuove discipline, anche per esempio se si pensa, che posso dire, non lo so, alla comunicazione con i bambini, che è fondamentale per poter incominciare a dare un segnale molto importante e propulsivo per poterli educare a stare anche dietro i dispositivi digitali che oggi li vediamo, i nostri figli sempre diciamo, davanti a questi dispositivi e non riusciamo magari a tirarli fuori. Bene, con questo tipo di soluzione si ha la possibilità diciamo, di poterli educare verso un percorso che non è solo quello digitale, perché loro sono già nativi digitali, quindi insomma l'auspicio è quello di poter diciamo, collaborare a fondo non soltanto con Arte, di cui la dottoressa Mezzatesta è presidente regionale, ma è quella di allargare anche quelli che sono i confini sul digitale in tutti i settori, per poter fare in modo che la Calabria possa dare una risposta importante anche sull'aspetto relativo alla digitalizzazione. Grazie e buon lavoro e buon proseguimento per il Grazie a congresso. voi, grazie a voi per l'intervista.